molto interessante. Bonaccini continua a dire: valutate il mio lavoro, la mia amministrazione, se ho fatto bene confermatemi. Dall'altra parte c'è la Borgonzoni, ma soprattutto Salvini, che continuano a dire: è un grande test nazionale, volete mandare a casa sto governo che non vi piace? Dateci una mano in Emilia Romagna. Questo è il problema, cioè che l'Emilia Romagna sia una regione ben governata e da ogni punto di vista, sia dal punto di vista dello sviluppo produttivo, della crescita delle imprese, sia dal punto di vista dei servizi sociali che eroga ai suoi cittadini. Io ho lavorato un anno a Mirandola, cosa è successo a Mirandola dopo il terremoto? Qualcosa di fantastico, dopo sei mesi erano tutti sistemati. C'è anche una società civile molto viva, no? Un sistema di imprese, piccole imprese, grandi imprese, cooperative, eccetera, distretti industriali di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza, eccetera, 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 no? Allora, lì il problema è se i cittadini emiliano-romagnoli, come vengono definiti, diciamo, vorranno premiare questa continuità, oppure se questo desiderio generale di cambiamento di tutto in Italia prevarrà. Questo è fondamentalmente il punto. Le mie preferenze credo che siano note e credo che corriamo il rischio che questa logica del cambiamento a tutti i costi, di cui sono stati campioni i 5 Stelle. Oggi i 5 Stelle sono il vero problema dell'Italia, perché prima di tutto hanno te lo spiego, prima di tutto perché hanno un leader che è un dead man walking, un morto che cammina, nel senso che ormai le contestazioni come leader Di Maio, il morto Di Maio, certo, come leader politico intendo dire, non ha più nessuna credibilità nemmeno nei confronti dei suoi per le tante posizioni che ha cambiato continuamente. È alla ricerca di qualche tema identitario che gli permetta di dire ci sono, esisto, creo. Ma come diceva prima, non mi ricordo chi, forse... Devo andare in pubblicità e ti faccio presente che Di Maio, nonostante gli attacchi, molteplici, è sempre lì, quindi sì, no, ho capito, una sua forza ce l'avrà sicuramente. Ma è lì per condurre una macchina impazzita, capito? Allora, devo andare in